Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xyuder e io sono la Fami. E oggi ragazzi siamo, come vedete, su Clash Royale. Lasciate perdere i trofei, che chi ha visto la live di ieri sera lascia perdere. È stata una cosa proprio. Quante ne ho perse. Come sei incazzato. Mamma mia. Però ragazzi, oggi in realtà volevamo in questo video, visto che abbiamo io e la Pami dei pauli Bei sugosi da aprire, volevamo appunto proporvelo in modo che anche voi vi divertiate insieme a noi a guardare che cosa ci troviamo dentro. Ovviamente speriamo in una bella leggendaria, ma prima di andare ad aprire il mio unico baule gigante, una bella partitina, dai. Tanto per cambiare una bella partitina contro Zippeddy Duda di Team NL1, quindi è un team olandese. NL sta per Netherlands. Avanti così. Vediamo un pochettino. Apriamo con un Caballeros subito dietro. Subito con uno Grider lui. Grider, lo spiritello del ghiaccio. Andiamo a fermarlo, infatti. Super zap. Possiamo fermare un Grider al 9, tra l'altro. Andiamo a scaricare il nostro L11. Speriamo non abbia un tronco. No, ha un cannone. Va bene così. Il cannone, lo Grider se ne può andare. Pronta la zap, ragazzi, sui suoi goblin che vengono tirati giù di prepotenza. E lo Grider può continuare a martellare senza problemi. Porta la torre a 1342, ma arriva anche il cavaliere che dà una legnata. 1132 la torre, 2617 la mia. Beh, non ci possiamo lamentare. Di nuovo Grider per lui, andiamo a fermarlo, vediamo se ci tira una fireball oppure no. No, direi di no. Però mi ha fatto abbastanza male. 163 la tua torre. Eh già, bisogna stare attenti qua. Sul cannonau, tiriamo via gli arcieri che ci danno fastidio. Grider liberissimo. Siamo entrati molto molto puliti, direi. Guarda, ha messo un cavaliere all'11 che sta dando del filo da torcere, aiutato dalla torre al nostro. Io preparo già il mio nuovo cavaliere per il suo Grider. Torre a 61, assolutamente molto. Non fa niente, me l'ha messo di là. Non mi preoccupo perché non ha la zappa al 13. Quindi noi possiamo. Orco Giuda, c'ha la zappa al 13. Va bene, ero convinto non l'avesse al 13. Allora, va anche a deviare il mio Caballeros. Lui va a proteggere la torre. Caballeros che va lo stesso. A questo punto noi spingiamo di là. Sì, perché anche di lì gli mando una scarica tipo la torre. Porca miseria. Sì, se gli mando una scarica, gli faccio la torre. Wow, viene congelato lo Grider. Aspettiamo i suoi goblin. Non arrivano i goblin, non arrivano gli arcieri. Volevo tirarli via questi arcieri che potrebbero darmi seriamente fastidio, quindi via anche gli arcieri. 1663, 1981. Lui entrerà con uno Grider, credo a sinistra, con un cavaliere insieme. Vediamo. Io metto comunque un cavaliere di qua giù a sinistra. Lui mette un cavaliere di là. Ci metterà un Grider spirito del ghiaccio. Vediamo se la zecco. No, non mette lo spirito del ghiaccio in realtà, non lo mette. È un Grider cattivissimo che va a colpire, mi viene zappato il cavaliere, va giù la sua torre, ma sta picchiando di prepotenza anche la mia. Rimane a 22, hai ragione. Poi io farei una cosa del genere, con un'altra cosa del genere. Attenzione ragazzi, possiamo partire con lo Grider. E qua liscio credo la Fireball, non so se gli ho fatto male. Sì, 1039, anche lui sta facendo male. Andiamo a fermare 407, lasciamo entrare il cavaliere, gli facciamo il trucco dello Grider, il trucco del moschettiere a 10 secondi dalla fine. One e two, e la tira giù ragazzi, e possiamo andare a vincere la partitozza. Grande. Beh, ora ce lo siamo meritato assolutamente il baule gigante. Non possiamo non aprirlo, quindi andiamo subito di qua ad aprirci il baule giant. Glielo lasciamo aprire la Pamina. Vai, apri il baule giant. Però prima di aprire il baule giant, ragazzi, Ustrega, mi raccomando, Ustrega, se vi piace il video che vi stiamo proponendo, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E non dimenticate, se non l'avete ancora fatto, di attivare la nostra campanella per essere sempre aggiornati. La campanella, mi raccomando. Vai, baule giant per te. 860 di gold, niente di interessante. Questi non mi servono. Non mi servono. Oh, arrivano. Quasi al 6. 196. Quasi li usavi una volta. Sì, ma proprio nell'anteguerra. Vai, aprimi l'ultima. 57 per 3 moschettieri. Allora, ragazzi, direi che ci spostiamo nel profilo della Pami.
Swish! Eccolo qua, ragazzi, il profilozzo della Pami. Come vedete, lei è meraviglioso, c'ha un baule magico. Beh. E non ho fatto niente, ancora una corona, però c'è il gente che entra. Adesso glielo andiamo a donare, che tanto non lo usi. Beh, c'è un sacco di gente. Vedi quanta gente, quanta gente. Allora, direi che 548, apri almeno l'orello. Un orello, apriglielo così proprio per farglielo vedere ai ragazzi. Attenzione, 250 di gold. 7 sgherrini. Questi li usi? Sì, non si sa. Potenziati già al 12. Vigliacca, 11 cavalleros. Anche vai, perché vai. Mi sa che ce ne sono soldi per potenziare il cavallero. Urca vacca, 19 orde. E 4 macchine volanti. Ne ha 256 su 2. Dai, prima di aprire quelli, una partitozza con il Giant al 12, giusto per perderla. Vediamo un po', vediamo un po'. Vabbè, facciamo una partita, dai, una partita. Allora, vediamo un po' cosa fa lui, vediamo un po'. No, che bello il mio gigante. Mizzega. Apriamo noi, Apami, livello 11, gigante all'11. Wow, ci risponde con un golem al 7. Noi facciamo un bel shasha così. E jambala, jambala. E anche noi con la strega notturna dietro, vediamo se ci viene in aiuto. Quasi quasi, potremmo già scaricare una nuova strega, ragazzi. Ma lasciamo entrare, lasciamo entrare. Vediamo un po' cosa succede. Ecco, adesso mettiamo il caballeros. Non ci fa niente tanto, eh. Beh, c'è il cavaliere, c'è il cavaliere. Cavaliere ci fa, ragazzi, ci fa o ci è, non si sa. Vedi quel ci fa, come lo fa. Buono così, di nuovo gigante, bene così, ragazzi. Bene così, macchina volante sul nuovo Giant e gli sgherrini, ragazzi. Vanno a fare un sacco male, vanno a fare un sacco male. Possiamo mettere di nuovo una strega 1673. L'hanno già fatto il nostro gigante. In realtà ci hanno già fatto il gigante e ci stanno facendo un sacco male, perché con la macchina volante è molto brutta, è molto brutta. E la lascerei entrare. Non ci credo, no, non ci... Ho perso. Te lo dico. Ho perso la partita, mi dispiace, mi dispiace. E ho perso completamente. C'è ben poco da fare, macchina volante che entra. Macchina volante che entra e io non ho idea di come andare a fare la gioca. No, ho perso, 1361, è già persa questa partita. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace, ma è che ci godiamo comunque i baulozzi. Allora, qua giochiamo la strega sul suo golem. Tanto una partita l'hai vinta. Tanto domani si resetta tutta. Ne frega. Ah, beh, sì, assolutamente. Di nuovo il Giant, di nuovo il Joe. Ci posso credere. Non ci può, ci dirà via tutto. No, abbiamo perso. Non ho molto idea di come poterlo fermare. 3,42 va giù, purtroppo, la mia torre centrale. Il gigante che arriva di là, ma non può fare null'altro che tirare un paio di colpi. Poi di nuovo, ragazzi, attenzione, la strega notturna, tentiamo di scaricare sui pipistrelli sulla sua strega, non sta succedendo assolutamente niente. Qua lui gioca, abbiamo perso, te l'ho detto appena ho giocato quel gigante lì, che avevamo perso partita super persa, assolutamente meritata da parte sua. Andiamo a perdere, vaffanculo. Allora, vediamo di andare ad aprire i due baulozzi. Vediamo di andare ad aprire i due baulozzi, ragazzi. Non c'ho la mano per giocare a Clash. Ma se andiamo ad aprire i baulozzi, beh, sugosi, vediamo cosa c'è dentro. Prima questo. No, il magico per ultimo. Prima questo, baulozzo del clan. Vediamo se lo riusciamo ad aprire. Vai così. Vai, 7 skip, 1620 di gold. Molto bene, molto bene. Ancora. Tu caballero, scattivissimi. 39 mortai che ne ho, guardate, 4.335. Due. Non male, non male. Sette macchine volanti. Proprio me la vuole. La vuole usare, Bello. Questo lo usi. Questa è tanta roba. Oh, potrebbe arrivare. Non c'è. 180 arcieri e 3 bocciatori proprio. Baule del clan. Non bello. Però è il baule magico. Vai. Andiamo a vedere il magico. Vediamo un po'. 1200 di oro. Buono. Vai. Tre barili. Questo li tengo perché la voglio usare. Sì, c'è ancora l'uno, però la vuole usare. Ma perché la devo potenziare. Ovviamente. 13 scheletrini. Molto bene. 4 skip ancora. Belli. Sono belli i goblin. 32 goblin. Ancora 5 macchine volanti. Vuole che la usi. Vai. C'è poco da fare. 47 bombardini, brutta situa. E non c'è neanche qua la leggendaria. Ancora uno skip, arrivano. 4 specchi, 23 soldi. Veramente, ragazzi, bauli avarissimi. Beh, ragazzi, direi che il video può finire qua.
Io spero che vi sia piaciuto questo super chest opening dei nostri due account e vi ricordo di lassare sempre un super like. Ciao a tutti ragazzi, ciao, noi ragazzi. Ci vediamo presto, ciao!